Mesi fa fu il primo ad annunciare la sua candidatura a sindaco di Bedogna. Oggi, anche dopo la scomparsa di Alfredo Camisa, Costantino Monteverdi sceglie di non presentarsi. Si stanno completando i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Borgotaro. Sono state sostituite le coperture delle arcate, le tegole e l'arcata interamente riverniciata. Torna a Gusta la primavera, l'iniziativa di promozione turistica proposta dai comuni di Albaretto, Bedogna, Borgotaro, Compiano e Turnolo per valorizzare il territorio della Valtaro. Si è discusso dell'importanza della lettura e dei suoi benefici nella crescita di un bambino nel corso dell'incontro al micronido di Borgotaro all'interno del progetto Nati per Leggere. La nuova piazza del Museo Ferrari di Maranello è stata realizzata con le lastre Bedogna Exte Active di Graniti Fiandre ed è stata protagonista al prestigioso salone MIPIM di Cannes. Dentro o fuori è quello che accadrà tra poco al Palaraschi di Borgotaro, dove i Diavoli Rossi giocheranno l'incontro decisivo per la permanenza in promozione sfidando il Reggiolo. Buonasera, buon sabato. Eccoci come di consueto all'appuntamento con l'informazione locale di RTA. Mesi fa fu il primo ad annunciare la sua candidatura a sindaco di Bedogna. Oggi, anche alla luce della scomparsa recente di Alfredo Camisa, Costantino Monteverdi sceglie invece di non presentarsi. Siamo con Costantino Monteverdi per fare il punto sulle elezioni a Bedogna e anche a Tornolo, perché ogni tanto ti tirano in ballo. Senti, la scomparsa di Alfredo Camisa, cosa ha cambiato nei tuoi programmi? Quasi tutto praticamente, anche perché era un po' la via voce sul territorio e dal momento della sua scomparsa, francamente, ho preso in considerazione l'idea di non proseguire il percorso politico attuale su Bedogna. Quindi oggi dico che non presento la lista. Ho bloccato tutto dopo la sua morte, non siamo più andati avanti, c'era una lista di 8 praticamente pronta, poi il decreto ha portato a 12 le persone, ma con franchezza ci siamo fermati e non abbiamo più continuato nessun contatto per chiudere la lista a 12. Quindi tu non ti candiderai a Bedogna e a Tornolo? No, Tornolo è un'ipotesi che non è mai esistita, molto onestamente. Primo per una questione etica, in quanto amministro un'azienda a Tornolo, che tra l'altro anche uno di questi è il motivo per cui non vado avanti, nel senso che c'è bisogno del tempo pieno, con molta franchezza, perché la situazione di crisi nazionale generale è tale che l'azienda va seguita passo passo, quindi dedicherò il mio tempo in particolare all'azienda, per cui Bedogna chiudo, su Tornolo ribadisco, è un'ipotesi che non è mai esistita, sono state voci forse abbastanza incontrollate che io ho lasciato andare, ma non mi sono mai preso l'idea di fare una lista a Tornolo. Senti, un Costantino Monteverdi che si darà quindi all'attività professionale, togliti qualche sassolino, l'amministrazione comunale di Bedogna, com'è andata finora? No, non mi devo togliere dei sassolini, perché sono abituato a dire sempre quello che penso. Sotto il profilo amministrativo, all'amministrazione comunale di Bedogna, vuoi perché le leggi, vuoi perché i funzionari del comune di Bedogna impongono questo, non si può dire nulla all'attuale amministrazione. Il profilo amministrativo è perfetto, a mio avviso. Sotto il profilo politico sono state fatte delle scelte che io non ho condiviso in parecchie situazioni, voglio citare che hanno vinto le amministrazioni per salvare la ceramica è ancora chiusa e non si sa quando aprirà, anzi hanno chiuso anche altre attività, motorini, taroglass e quant'altro, e la situazione è che a Bedogna mancano 200 posti di lavoro, quindi mi pare che salvare Bedogna non è stata salvata, almeno sotto il profilo occupazionale, questo lo diciamo con chiarezza, ecco. Come siete stati trattati come opposizione da questa amministrazione, da questa maggioranza in amministrazione? Sotto profilo personale io ho sentito delle grandi proposte, tipo la ceramica, tipo tante altre cose. Il distributore di Ponte Ceno, un'altra bufala incredibile, cioè una roba proprio di uno da non credere per quanto... Poi l'amarezza grave è che sotto profilo personale di 5 consiglieri della minoranza, 3 sono denunciati. Simone e Cristian sono denunciati perché hanno fatto l'opposizione e mi pare che, voglio vedere poi il giudice come farà a dire che non possono fare l'opposizione, non possono dire no alle proposte della maggioranza, ma lo voglio vedere davvero. Per quanto riguarda invece la questione della denuncia ad Alfredo Camisa, è quella che mi ha fatto più male,
perché Alfredo Camisa si era impegnato in un'opera che non era un'opera personale, era un'opera che alla fine è un'opera pubblica. E il sindaco, pur avendo dichiarato e confermato le dichiarazioni anche nell'ultimo consiglio comunale, che non ha mai avuto contrasti con Camisa, lo ha denunciato. Io normalmente, se non ho contrasti con nessuno, non denuncio nessuno, mi pare. Questo è, sotto profilo personale, questo è proprio una criticità gravissima. Senti, in conclusione, ma tutti fermi a livello politico o no? No, assolutamente. È una passione come coloro che vanno a caccia o a pesca, e ce l'ho dentro e continuerò a farla. E come? Magari lavorando insieme a degli amici per costituire gruppi di lavoro che vadano a monitorare le necessità, le opportunità di questo territorio per mantenerlo agganciato a quella ripresa che speriamo ci sia, se non quest'anno almeno l'anno prossimo. Ce n'è una grossa necessità, in particolare per coinvolgere anche i giovani. Quindi non mi fermo assolutamente sotto profilo politico. Rinuncio alla candidatura in questo momento, ma continuo a farlo con il tempo naturalmente che avrò a disposizione. La direzione dell'azienda USL di Parma informa i cittadini che in occasione delle festività pasquali e del ponte del 25 aprile alcuni servizi saranno chiusi. A Fornovo il CERT rimarrà chiuso il prossimo 23 di aprile, mentre a Borgotaro il centro di salute mentale sarà chiuso il 26 aprile e il CERT il 22 e il 24 di aprile. Si stanno completando proprio in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Borgotaro. Il servizio. Si stanno completando in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Borgotaro. In particolare gli interventi hanno riguardato la sostituzione delle coperture delle ultime arcate del terzo livello. Nei mesi scorsi si erano verificate sempre più frequenti infiltrazioni di acqua anche a causa dello stato di cattiva conservazione del tetto. Le tegole sono state completamente sostituite con una guaina di copertura. L'arcata è stata riverniciata sia nella parte interna che sulla parete esterna. Sono partiti anche i lavori di sostituzione delle gronde dei pluviali, sempre sul terzo livello del cimitero, a cominciare dai blocchi maggiormente danneggiati, e proseguirà piano piano sino alla sistemazione definitiva di tutto il comparto. Il cimitero, ha dichiarato il sindaco Diego Rossi, è un luogo particolarmente caro a tutti i borgotaresi. Era ormai assolutamente necessario stanziare risorse per effettuare tutti questi interventi di manutenzione straordinaria per renderlo ancora più curato. Proseguono anche i lavori di realizzazione delle nuove arcate sul lato sinistro del cimitero. Con la ditta appaltatrice abbiamo ipotizzato la fine dei lavori entro la fine dell'estate, ha fatto sapere l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Del Nevo. L'investimento realizzato dal comune per la realizzazione delle nuove arcate di Avellino è di circa 500.000 euro. E anche quest'anno ormai è una piacevole abitudine e consuetudine, torna Gusta la Primavera. Si tratta di un'iniziativa di promozione turistica messa in campo dai 5 comuni dell'Alta Valtaro per promuovere proprio questo territorio insieme alle attrattive turistiche e anche enogastronomiche. Ritorna Gusta la Primavera, l'iniziativa di promozione turistica proposta dai comuni di Albaretto, Bedogna, Borgotaro, Compiano e Tornolo per valorizzare le attrattive storiche, artistiche, ambientali ed enogastronomiche del territorio dell'Alta Valtaro. Un'iniziativa sinergica in cui ciascun comune ha collaborato fattivamente per creare un quadro d'insieme in grado di offrire una continuità nel programma delle manifestazioni primaverili. Gusto alla Primavera è proprio un lavoro d'insieme, un lavoro corale dell'Alta Valtaro, dove tutti e cinque i comuni si sono uniti per far conoscere le bellezze del nostro territorio nel loro complesso, all'interno proprio di percorsi e poi per la stagione da Pasqua a giugno offre le sue manifestazioni, le sue iniziative, aiutati, coadiuvati anche da molte associazioni, quindi tutti i comuni potranno presentare il proprio territorio con le proprie ricchezze e le proprie bellezze. All'interno di questa campagna che è Gusta la Primavera abbiamo anche modo di far conoscere l'enogastronomia locale, quindi per la stagione primaverile il prugnolo, un fungo forse meno conosciuto però molto molto valido e apprezzato da chi viene a far turismo in Valtaro. Una campagna promozionale in cui un ruolo non secondario sarà ricoperto dal sito internet appositamente realizzato.
Il sito internet è stato realizzato l'anno scorso, quest'anno è stato affinato, sistemato e ha questa grafica molto molto valida, molto semplice per chi vi accede e facilmente comprensibile, quindi tutti possono accedere a questo sito che è www.turismovaltaro.it, dove tutti i comuni, sempre i 5 comuni d'Alta Valle, promuovono il nostro territorio. Importante è infine la collaborazione che le amministrazioni comunali hanno instaurato con Ascom, coinvolgendo le attività commerciali nell'allestimento delle manifestazioni. Ringraziamo anche l'Ascom che in questi ultimi anni ha promosso il nostro territorio e ha avuto un riscontro numerico anche con le presenze in Alta Valtaro.